Una giornata all'insegna del turismo esperienziale attorno all'arte pastorale casara per vivere la cultura podolica. Il tutto all'insegna del ricordo di Antonio Facenna, il giovane pastore scomparso tragicamente nel settembre del 2014 durante l'alluvione che colpì l'area nord del Gargano. È il senso della festa della transumanza, tenutasi a Carpino e organizzata dalla masseria didattica Facenna, dalla locale Proloco e dalla rivista Enogastronomica. Like, un evento a cui ha contribuito la Regione Puglia con il patrocinio del Parco del Gargano, del Comune di Carpino e del Centro Tradizioni Popolari Terra di Capitanata. Lo facciamo pure per sviluppare il territorio, principalmente per il territorio. Iniziativa specialmente per i giovani, per farli appassionare al territorio, perché visto che qua tutti i ragazzi se ne vanno fuori e il territorio è rimasto vuoto. È un'iniziativa molto bella. Una lunga giornata che ha riscritto un patto culturale attorno alla vita pastorale in un'enclave ancestrale dove il mondo sembra essersi davvero fermato e dove gesti e consuetudini si ripetono da generazioni con gli occhi dispersi sulla piana di Carpino e le sue immense distese di Ogliarola Garganica, sul lago di Varano, il mare Adriatico e le isole Tremiti. Questo riconoscimento nasce proprio qui in Puglia, perché l'ultima famiglia transumante sui tratturi è la famiglia Colantuono, che porta le sue 400 podoliche dal San Marco in Lamis, quindi siamo in provincia di Foggia, a Frosolone in provincia di Serre. Ed è stato questo lo spunto con il quale abbiamo potuto poi lavorare e arrivare a candidare la transumanza al patrimonio mondiale dell'UNESCO, proprio perché ha avuto un'innovazione, quindi abbiamo candidato non un monumento statico, ma abbiamo candidato un'attività viva, perché la transumanza fa parte di questo allevamento molto particolare, che è l'allevamento estensivo, cioè gli animali vivono allo stato brado.